mi chiamo Claudia, ho 26 anni, vengo da Roma e sono un tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. Banalmente detto, tecnico di cardiochirurgia. Io sono una persona molto competitiva. Sono stata un'atleta, ero una giovane promessa del nuoto italiano. Per qualsiasi situazione io tendo a farne una gara. Se mi mettessi in competizione con Cupido, penso che vincerei io. Cupido con me deve alzare il tiro parecchio, quindi... Buonasera. Buonasera. Benvenuta. Grazie. Sono Alessandro, onoratissimo. Piacere, Claudia. Questo è il mio primo appuntamento al buio. Mi attendo un attimo. Ok. Non sono nervosa perché sono molto sicura di me. Lei è la prima del tavolo, io l'accompagno al bar e si fa un aperitivo. Ok, grazie. Prego. Mille, gentilissimo. Metto lì, mi preparo, mi trucco, mi vesto, prendo e vado. Grazie. Non c'ho ansia, non c'ho niente. Buonasera. Buonasera. Preferisci un cocktail o un calice di bollicine? Un calice di bollicine, grazie. Cosa fa lei nella vita? Sono un tecnico di perfusione, un tecnico di cardiochirurgia. Faccio battere i cuori. Lo possiamo dire forte? Esatto. Quindi di cuori se ne intende? Esatto, però il problema è il mio. Io sono una spaccacuori, diciamo. Un po', diciamo, tosta, ecco. E molti ragazzi si innamorano di questa mia intraprendenza, quindi si fanno dei film e io spezzo i cuori inconsapevolmente. Poi sono stata anche un'atleta nazionale di nuoto. Era una sorta di lavoro. E come mai l'hai smesso? Ho avuto un problema appunto cardiaco. Il mio cuore si era fermato. È stato un forte trauma. Perché io sono sempre stata una macchina da guerra, non ci ho mai avuto problemi. Ma si è fermato in acqua? Si è fermato in acqua. E da là ha cambiato tanto, tanto, tanto. È stata come risvegliarsi da un sogno, perché poi dopo la mia vita fondamentalmente è diventata un incubo. Praticamente ho dovuto reinventarmi, perché pensavo che quello fosse, diciamo, il mio destino, fare l'atleta, invece poi dopo... Ci ho investito tanto l'infanzia, soprattutto perché quando tutti i bambini giocavano io stavo a fare gli allenamenti. Tutti andavano in campo a scuola e facevo gli allenamenti, quindi... Da lì ha detto io li voglio mantenere in vita questi cuori, no? Esatto, cioè nel senso fare qualcosa che permettesse di evitare problemi tipo quelli che ho avuto io. Per me il cuore è un simbolo fondamentale. Distruzione e rinascita. Ovviamente lo sport agonistico l'ha dovuto abbandonare. Eh sì, però rimango sempre competitiva nella vita. Ecco, quello è rimasto. Sempre. Anche in amore. Anche in amore. La mia competitività spaventa molto i ragazzi. Io so già che sto in vantaggio. Cioè, io parto già con 1-0, palla al centro. Il mio compagno dell'università mi disse: io ho avuto paura a parlarti. Ho avuto proprio paura a parlarti. Quindi ci aspettiamo un uomo che sappia recuperare. Io cerco quello. Mi chiamo Carmine, ho 27 anni, vengo da Napoli e ho una doppia occupazione. Di mattina sono medico e nel pomeriggio sera sono cantante. Meraviglioso. Il mio sogno nel cassetto è quello di riempire uno stadio. Io canto e canto soprattutto dell'amore, perché io sono innamorato dell'amore. Lo cerco sempre. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Salve. È il mio primo appuntamento al buio. Sono molto curioso di questa cosa. Mi lascia la giacca o rimane così? No, adesso così, adesso sta benissimo. Sto bene. La mia partner ideale è... Ma io non ce l'ho una partner ideale. Io non ce l'ho, ma che ti devo dire? C'è qualcuno che la sta aspettando al bar, mi segua. La cosa migliore che mi può capitare a un primo appuntamento è quella di guardarci negli occhi, alzarci, andare e andare via. Qui. Ciao. Ciao. Buonasera. Piacere, Claudia. Molto piacere. Piacere. Ciao. Ciao. Da dove vieni? Da Roma. Sono da Roma, sei di qua? Sì. Sei di qua. Tu dove sei? Io sono di Napoli. Sono... Sotto al Vesuvio, dai. Avrei immaginato l'accento, sì. Ah, sì? Sì, sì. E io provo a mascherarlo, ma non mi riesce sempre. No, è impossibile, è quasi impossibile. Per corteggiare una donna dipende dalla donna. Dipende da quello che riesco a capire di lei. Che fai nella vita?
Io sono un medico. Ah, un medico? Sono un medico, lavoro a Napoli, al Secondigliano, al carcere. Ah, sì? E nel tempo libero faccio il cantante. Anzi, okay. Più che tempo libero, è la mia seconda vita. La medicina per me non ha nulla di diverso dalla musica, è un fatto di cuore così come la musica, perché se metti il cuore nella medicina sei un medico, altrimenti sei un dottore. E invece tu? Io sono un tecnico di perfusione, non so se c'è presente che è il perfusionista. Ne so qualcosa. Non sono un cardiologo, ma qualcosina l'ho studiato. Io metto il cuore in tutto quello che faccio. Quanto cuore metti, tanto cuore ricevi. Io direi carpaccio. Il secondo, il polpo. Filetto di maialino, dai. Eccomi. Posso aiutarvi? Sì. Sì, ci siamo. Allora, la signorina prende un carpaccio. Che bello. E io invece un'insalata tiepida. Sì. E il secondo piatto, un polpo e un filetto. Un polpo e un filetto di maialino, benissimo. Grazie mille. Quando incontro un ragazzo, la mia strategia iniziale è stare come i predatori, nascosta, per poi dopo emergere così nel massimo della mia personalità. T'avviso, cioè io sono una persona molto difficile. In che senso? Io prendo tutto come una competizione. Parto già con 1-0. Già stai a perdere. Mi dispiace, però io sono una bella sfida. Da buona stratega, io studio tanto la persona che ho davanti. Allora, il salmone era per la signorina. Grazie, gentilissimo. E l'insalata di porcino. A voi, buon appetito. Grazie mille. Qualsiasi gesto faccia lo guardo, lo studio e capisco subito che intenzioni ha con me. Hobby? La musica. Suono il pianoforte. 2-0 per te. Quando sono triste, suono il pianoforte e canto suonando. 3-0 per te. Se poi il ragazzo riesce a stare lì, a tenermi testa, a parlare, allora lì mostro anche altro. C'ho tante altre passioni affini, poi in qualsiasi cosa faccio devo eccellere. È sempre stata così. 4-0. 4-0, eh sì, però così va bene, eh. Devi rimontare. Eh no, vabbè, meglio io ti sto dando i punti a te. Che mi prendi i punti da solo. Ah, vabbè, poi tu c'hai ragione.